Questo pacco che sto per aprire è un pacco che aspettavo da qualche giorno, quindi con una relativa ansia. Non è uno smartphone, lo dico subito così chi non è interessato già può uscire dal video. Lo so, è controproducente da dire, però lo dico lo stesso. Però è una cosa che comunque aspettavo e che, diciamo, sono molto contento di provare e sono molto contento di dire che mi è stato inviato per provarlo, appunto, e quindi sono molto contento, lo dico di nuovo e basta, però basta con la contentezza, possiamo procedere nell'apertura, così vi faccio vedere cosa contiene, così vediamo se siete contenti anche voi. Contiene carta e poi contiene, contiene questa cosa qui, non si legge la marca. L'avete indovinata? Comunque si vede dal disegnino che è una telecamera da interni, ho una IP cam, fa più figo dirlo, HD 720p, anche se è al contrario. C'è anche la versione 1080 di questo, però io ho avuto la versione 720 e si tratta di una telecamera da interno della EasyWiz o EdgeWiz, comunque EasyWiz, anche questa chiusa, quindi facciamo il tagliettino col mio coltellino magico. Però leggiamo al volo le specifiche, ma giusto al volo. Quindi, pan and tilt, smart motion tracking, privacy mode, 2,4 GHz, wifi only, solo wifi, visione notturna, intelligenza, micro SD, slot fino a 128. Insomma, un po' le cose classiche, le caratteristiche classiche di cui sono dotate le IP cam da interno. Però l'apriamo così la vediamo direttamente e tagliamo la testa al toro se riusciamo ad aprirla. Ok, ci sono riuscito a sfilamento. Ecco qua, tolto il cappuccio che lo mettiamo qui perché se non si vede non fa niente. E poi abbiamo la telecamera che con questo meccanismo un po' magico si era fermato qui, però era una bufala. Questa è la telecamerina a palline. Vediamo giusto cosa c'è anche nella scatola. Vabbè, ci sono dei libretti di istruzioni, eccolo qui. Poi sotto abbiamo un'altra scatolina che contiene tutta la varia cavistica o cavetteria, fate un po' voi. Cioè, bastava fare così ed è uscito quest'altro cartoncino che contiene altre carte, front, adattatore da muro. Comporta micro USB, un cosino di plastica che servirà sicuramente per fissarlo al muro. Ci sono anche le varie viti, e poi quello che manca è il cavetto che è contenuto qua dentro. Cavetto micro USB da un lato e USB dall'altro. Questo qui molto carino, un classico cavetto. Mettiamo un attimo tutto da parte. Ho aperto una scatola, ma c'è già un bel casino. Allora, la telecamera è questa qui, da pallino, come dicevo, 720p, ruota di 360 gradi. Dietro abbiamo il connettore per attaccarla al micro USB, quindi alla corrente. La porta Ethernet, però è una camera WiFi, quindi funziona chiaramente in WiFi. La faccio rivedere, la metto in primo piano. E la cosa che più diciamo mi incuriosisce di questa è che è compatibile con Alexa, cosa che con le mie telecamere attuali non ho la compatibilità con Alexa, quindi ho un'app diversa per ogni telecamera, il che è scomodo. E invece questa qui ha l'integrazione con Alexa, quindi sono proprio curioso di provare questa caratteristica qui. Sul libricino di istruzioni c'è il classico QR code che serve appunto per scaricare l'app per smartphone e il cosino che vi dicevo all'inizio serve da mettere sotto e poi grazie alle viti, questo serve appunto per fissarlo a muro da qualche altra parte. Invece io sicuramente lo lascerò così perché lo andrò a appoggiare su una mensola o su qualcosa almeno inizialmente. Quindi quello che farò adesso è scaricare l'app, configurarlo, montarlo e vedere un po' se funziona. Quindi ci vediamo tra poco.
Dunque, per la cronaca, il QR code che vi dicevo prima non serviva per scaricare l'applicazione, ma per scaricare in formato PDF il libretto di istruzioni. Quindi per scaricare l'app basta cercare EasyWiz sul Play Store o su Apple Store, mentre io sto per connettere alla corrente, chiaramente, al contrario. Connettiamo la telecamera alla corrente, si accende la spia rossa e comincia l'inizializzazione, anche se la telecamera sta ancora ferma. E adesso dovrò proseguire con l'app, appunto. Sì, dai, dopo qualche secondo ce l'ha fatta, si è messa dritta e la luce è diventata blu. Adesso è in attesa di rete wifi per potersi configurare. Allora, sono qui a distanza di poche ore dall'utilizzo di questa telecamerina per mettere solo in risalto alcuni punti di forza. Allora, innanzitutto la configurazione è stata non semplice, semplicissima. La telecamera si è connessa al primo colpo alla rete wifi, cosa che a me non è mai capitata. Non ho provato tantissime telecamere, ma le altre telecamere che ho provato in passato, alcune cinesi e poi anche una non cinese, cioè la D-Link, mi ha dato problemi anche nella prima configurazione perché inizialmente non si riusciva a connettere. Questa qui invece al primo colpo si è connessa. Dunque, dicevo della configurazione, quindi molto semplice, si fa la scansione del QR code qua sotto, dopodiché la telecamera viene vista dall'app. Alla prima configurazione deve essere messa quindi la rete wifi. Dopo qualche secondo la telecamera si connette. E l'altra cosa che mi ha lasciato un pochettino così, diciamo, sbalordito, è che l'app EasyWiz, l'app ufficiale, è davvero fluida, è davvero reattiva e anche abbastanza completa come app, quindi non è un'applicazione che si impasta o che comunque è lenta, eccetera, eccetera. E anche il video, lo streaming video, ha un ritardo forse di mezzo secondo, cioè rispetto al real time, diciamo. Quindi non c'è quel gap che invece ho sulle altre telecamere, dove invece c'è il ritardo di 1, anche 2 secondi tra l'immagine in streaming e l'immagine che vedo io. E non è una cosa che dipende dalla rete, perché comunque la rete è la stessa, io con altre telecamere c'ho quel ritardo lì, con questa qui invece no. La compatibilità con Alexa, che dicevo all'inizio, c'è, però con Alexa solamente con Echo Dot, perché lì c'è il monitor, appunto, e quindi c'è la possibilità di vedere sull'apparecchio l'immagine che emette la telecamera, che riprende la telecamera, mentre sugli altri Echo, anche se c'è l'applicazione, però non viene riconosciuto perché appunto il mio Echo, che è un Echo solamente altoparlante, non ha l'integrazione con questo qui, perché in effetti non avrebbe senso. Bisognerebbe utilizzare comunque solo l'applicazione sua. Dunque, questa non è una vera e propria recensione, perché comunque è passato solo un giorno. Però io ho voluto solamente mettere in risalto, intanto mi devono mettere a fuoco, mettere in risalto i punti di forza di questa telecamerina. La recensione magari arriverà più in là, la recensione vera e propria. Questo qui era solamente un unboxing, prime impressioni, e niente, direi che con questo video può bastare così. Ciao!